Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone, canale quasi totalmente dedicato al mondo NBA. Ultimamente ho messo su un video sulla nazionale italiana, non è propriamente NBA, ma basket in generale, mettiamola così. Questa notte, signori e signore, cominciano le NBA Finals tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Finali interessanti, certamente non quelle che tutti ci aspettavamo ad inizio anno, sicuramente di livello inferiore rispetto a una possibile Brooklyn Nets Los Angeles Lakers con entrambe le squadre al completo, ma ce la facciamo andare bene. Questa notte alle 3 ci sarà la palla 2, spunti per gara 1. Intanto si è visto un Giannis Antetokounmpo camminare anche abbastanza bene per andare a prendersi l'aeroplanino per volare verso Phoenix, il che è un buon segno. Al 99% in gara 1 non ci sarà, sia chiaro, ma sta provando a far di tutto per rientrare per gara 2, eventualmente gara 3. È la chiave senza mezzi termini per i Milwaukee Bucks, il rientro di Giannis, perché contro Atlanta abbiamo visto tutti gli evidenti limiti difensivi con Brook Lopez in campo o con Bobby Portis in campo sul pick and roll che coinvolgeva Trae Young, Capela e un terzo bloccante che poteva essere John Collins, Gallinari o un piccolo a scelta. Chris Paul e i Phoenix Suns fanno la stessa identica cosa. Chris Paul, DeAndre Ayton e un terzo uomo che solitamente è Jay Crowder. Per quanto riguarda la serie con gli Atlanta Hawks, non è un mistero, non è un segreto dire che il punto di svolta è stato l'arbitro che ha infortunato Trae Young. Cioè, dovrebbero dargli ritirare la maglia a Milwaukee di quell'arbitro, perché con Trae Young sano e probabilmente con Giannis fuori, a questo punto probabilmente saremo a parlare di una serie di finale tra Atlanta e Phoenix invece che tra Milwaukee e Phoenix, ma è andata così. I Bucks sono stati nella sfiga Giannis molto fortunati contro i Young. Il fatto è che in finale incontreranno una squadra, i Suns, che giocano allo stesso modo, principi più o meno simili a quelli degli Atlanta Hawks, pick and roll in punta che coinvolge sicuramente Chris Paul, sicuramente Ayton e il terzo uomo che ribadisco solitamente Jay Crowder, con Chris Paul che a differenza di Trae Young va a prendersi lo spazio e non va verso il ferro. Se vogliamo, Chris Paul e Trae Young in questi playoff hanno giocato in maniera molto molto simile, con le differenze evidenti che Chris Paul si accontenta molto volentieri del suo mid range, mentre Trae Young è più propenso, una volta che entra in area, a non tirare ma a cercare l'assist. Se invece sta fuori, tira anche da 8, 9, 10, 11 metri e spesso e volentieri segna. Altri temi riguardanti questa gara 1. Il pick and roll, almeno per quanto riguarda l'aspetto offensivo dei Phoenix Suns, l'abbiamo trattato, la difesa sul pick and roll dei Milwaukee Bucks. Ho accennato prima al fatto che il rientro di Giannis è essenziale per questi Bucks, perché con Lopez e con Portis in campo la difesa sul pick and roll dei Bucks è stata deleteria. In drop coverage lasci troppo spazio a Trae Young, troppo spazio all'eventuale terzo uomo, ovvero il secondo bloccante, per allargarsi e tentare la tripla. Con i Phoenix Suns questo verrà massimizzato ed estremizzato, perché Chris Paul è in grado di trovare spazio per il suo mid range, Chris Paul è in grado di scaricare per il Jay Crowder della situazione per la tripla, Chris Paul è in grado di lanciare il lob alto se il centro, Lopez, il Portis della situazione dovesse attaccarlo forte, alzare il lob per Ayton. Potrebbe essere un dilemma irrisolvibile per i Bucks, a meno che non sia in grado di rientrare Giannis Antetokounmpo e quindi essere usato lui nei pick and roll marcando l'Ayton della situazione, quindi da numero 5, oppure dovesse sorprenderci in maniera totale coach Mike Budenholzer schierando
un'improbabile e mai vista finora small ball con magari PJ Tucker da numero 5, visto che l'ha già fatto a Houston. Queste sono idee strampalate. Budenholzer non ha mai usato nessuno che non si chiamasse Lopez o si chiamasse Bobby Portis da numero 5. Non mi aspetto che lo faccia in gara 1 delle finali NBA. Entrambe le squadre scenderanno in campo come sono solite fare, da gara 2 ci saranno aggiustamenti da una parte e dall'altra come di consuetudine, insomma, per quanto riguarda le NBA Finals. È ovviamente la vittoria da una parte di coach Budenholzer, che probabilmente a questo punto verrà confermato, purtroppo per i Bucks, per i tifosi Bucks, sulla panchina dei Milwaukee Bucks, è la rivincita di Monty Williams, che invece dall'altro lato è riuscito a creare un gruppo granitico, cavalcando, come detto più volte, le 8 vittorie ottenute nella bolla. Visto che da un lato abbiamo Chris Paul, Ayton e ovviamente Devin Booker, che probabilmente verrà preso da PJ Tucker, dall'altro lato, per l'ennesima volta, il ruolo chiave lo avrà Chris Middleton. Chris Middleton che però avrà dall'altra parte una batteria di difensori dedicata tutta a lui, a maggior ragione se Giannis non dovesse farcela. Jay Crowder, Mikal Bridges, Torrey Craig sono tutti ottimi difensori che possono difendere e darsi il giro su Middleton. C'è da sperare che Brook Lopez della situazione, il Bobby Portis della situazione, perché no, anche il Bryn Forbes dalla panchina prenda la giornata giusta. Secondo me i Phoenix Suns sono, se le cose rimangono così, quindi con Giannis in precarie condizioni, sono i favoriti per queste finali NBA. Sarebbe chiaramente la storia, lieto fine, che tutti noi attempati sogniamo per il buon Chris Paul, però non do niente per scontato, perché basta veramente un nulla per cambiare l'inerzia di una serie. Lo abbiamo visto contro, tra i Suns e i Lakers, con Chris Paul che si fa male, i Lakers sul 2-1, i Lakers sembra possano portarla a casa per 4-1, 4-2 la serie, poi si fa male Anthony Davis, si riprende Chris Paul, quindi mai fidarsi di questo, di questa stagione specifica NBA. I pronostici sono andati tutti a farsi fottere, tutti, nessuno escluso, quindi far pronostici NBA chiaramente si può, ma può capitare di tutto. La guarderò live, vedrò se ci sarà la possibilità di parlottare un po' con gli eroi che saranno svegli questa notte. Per il resto, ragazzi, direi che ci siamo. Un'altra stagione NBA è arrivata al termine. Ci sono già tante voci, rumors di mercato, giocatori che dovrebbero partire, che partiranno, forse sì, forse no. Del resto il bello della NBA è soprattutto questo. Nel mezzo ci sono le Olimpiadi con l'Ital Basket, a fine Olimpiadi ci saranno gli Europei, sempre con Ital Basket. Per quanto riguarda gli Europei invece di un altro sport, il calcio, tutti a tifare Italia questa sera contro la Spagna, mi raccomando. So che è uno sport minore, ma bisogna supportare il colore azzurro nello sport. Giovani, buona semifinale di Europeo, buona gara 1 di Finals e ci aggiorniamo domani con la pausa pranzo per parlarne a caldo. Ciao!